Ragazzi e ragazze, buongiorno. Siamo di nuovo qua per fare una nuova ricetta insieme. Per prima cosa iscrivetevi sul canale se non l'avete ancora fatto. Attivate le notifiche in basso a destra dove c'è scritto, 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 c'è una campanella. Cliccatela e attivatele. Attivatele. Madonna mia, oggi proprio mi ingarbuglio a parlare. In questo modo, ogni volta che io pubblicherò una nuova video ricetta, tutorial, quello che sia, vi arriva direttamente la notifica sul dispositivo sul quale l'avete attivata, ovviamente, così se è una cosa che vi può interessare non la perdete perché poi cercarla nel canale si fa un pochino fatica. Ovviamente vi ricordo che in sezione playlist trovate tante cartelle suddivise sia per genere di elettrodomestico, perché come sapete ne trattiamo vari, ma anche suddiviso per genere alimentare, diciamo. Non le ho ancora create tutte, ma di mano che ho un attimino di tempo cerco di andarle a creare. Così vi facilito la ricerca per genere, divisi per genere, la ricerca di una ricetta che vi può interessare, esso qualsiasi esso sia l'elettrodomestico. Detto questo, siamo qui per fare una nuova ricetta. Finalmente ho ritrovato la pasta Fillo, come sapete quella pasta è light, croccante, alla cottura, fatta solo con farina e acqua, pochissimo olio che io sappia, ce ne va proprio poco, è leggerissima, croccante, adatta soprattutto per gli involtini primavera. C'ho già la ricetta questa sul canale. Oggi andiamo a fare un'altra versione, oggi andiamo a fare una versione pizzetta di pasta Fillo. Andiamo a creare una pizzetta con la pasta Fillo alla base. E allora, tutte le dosi che io andrò a utilizzare, che vedete nel video, è per uno stampo da 20-22 centimetri. Io ho messo tutto quanto basta perché mi regolo man mano che la vado a fare. Siccome non l'ho mai fatta, la faccio insieme a voi, con voi durante il video. Durante il video potete trovare tutte le varie dosi man mano che le andiamo a fare. Io ho segnato 5-6 foglie di pasta Fillo. Pomodoro, mozzarella, pizza, quella filone, non quella bagna nell'acqua, quella fatta filone adatta per la pizza che è quella secca, la chiamo io. Sale quanto basta, olio spray e origano, tutto ho messo quanto basta, perché dipende, a noi piace ad esempio poco pomodoro, quindi io ne metterò poco, cosa ne metterò? Un cucchiaio e mezzo, perché lo stampo è da 20-22 centimetri, semmai c'è chi piace più rosso ne va a mettere 4-5, quindi voi vedete quello che faccio io in base al piacere nostro, poi voi vi regolate al piacere vostro ovviamente. Ovviamente se aumenta lo stampo aumenteranno i fogli di pasta Fillo, aumenteranno tutte le varie dosi, questo l'ho preciso perché spesso non è chiaro, eh? Utilizzeremo uno stampo antiaderente semplice, vi sconsiglio il silicone perché come sapete il silicone copre un pochino la cottura e prolunga abbastanza i tempi, quindi io ve lo sconsiglio. Brava, la mozzarella l'ho già tagliata a fettine, sono abbastanza sottili, quella secca, quella filone, la prendo tranquillamente alla Lidl, così stiamo tranquilli, mentre quell'altra anche se la facciamo sgocciolare, bisognerebbe farla sgocciolare almeno 6 ore perché altrimenti poi vi trovate l'acqua, quindi io non la sto più utilizzando, sinceramente. Utilizzo solo quella per la pizza. Allora, ora andiamo a prendere un foglio alla volta, prepariamo. Forbici alimentari, utilizzo solo alimentari. Allora, ora andiamo a aprire qua, perché come sempre ovviamente ci mettono lo scotch. E andiamo a aprire tutti i nostri fogli di pasta Fillo. La pasta Fillo io di solito, perché spesso mi viene chiesto, ma dove la prendi? Allora, alla Doc, alla Famila, che Doc e Famila sono sempre loro, si trova all'Ipercoop anche, e a volte ce l'ha anche la semplice Coop, quindi dipende un pochino dal negozio, poi dipenderà anche dalla zona, dalla regione che ce l'ha, perché non tutti ce l'hanno. Dobbiamo andare a creare dei quadrati, quindi staccate un foglio alla volta, in questo modo, lo andiamo a chiudere così. Quando lo avete chiuso a metà, lo andiamo a tagliare. Io dico quadrati, poi se sono anche un pochino rettangoli, pazienza. Poi da così lo andiamo a tagliare in questo modo. Praticamente ogni foglio ne facciamo venire 4. In questo modo. La teglia io non metto niente perché non attacca. Se la vostra attacca, metteteci un leggero strato di olio. Allora, io intanto comincio con questi quattro. Chiudetela ogni volta, così non si va a seccare. Tanto siamo anche in inverno, quindi non si va a seccare comunque. Prendete
La dovete andare a posizionare in questo modo, cercando di tenere un bordino esterno. In questo modo deve rimanere un piccolo bordino esterno inclinato. L'altra la andate a mettere sovrapposta un po' all'altra, perché deve essere sovrapposta per il ripieno, vedete, leggermente sovrapposta. In questo modo. Vedete? Facciamo così anche con l'altra. Mi raccomando, attaccata bene alla base e al bordo, eh. Facciamo così con un'altra. Ecco qui, un'altra ancora. Io direi che ce ne vogliono almeno altre due o tre, quindi almeno due foglie ci vogliono. Poi vediamo qui come fare con la pasta che viene fuori, eh. Ecco qui, fate così finché non avete riempito lo stampo. Quando abbiamo riempito il nostro stampo, prendiamo un pennello con l'acqua e andiamo a pennellare un po' per farlo stare unito possibile, in questo modo tutto intorno nel nostro bordo, in questo modo. Fate anche sotto, così si attaccano tutti i fogli tra di loro. Come sapete, è una pasta molto sottile e con una spennellata si va ad unire abbastanza bene. Fate una bella spennellata in questo modo. Ecco qua. Quando avete fatto, prendiamo semplicemente della passata. Io ho sempre fatto a crudo, quindi non faccio niente di cotto. Se voi preferite farla cotta prima, la cuocete sul fornello dove la preparate di solito. Io farò un leggero strato, perché come vi ricordo, a noi piace poco pomodoro. Poi, se volete, la potete fare a torta salata. Io faccio semplicemente margherita, poi vedo come abbassare il bordo, eh. Se voi volete potete farla diversa. Ecco qua, io metto semplicemente un po' di pomodoro, ne mettiamo un altro pochino, così copriamo bene la base almeno. In questo modo aggiungiamo un pizzico di sale, perché ovviamente questo non sa di nulla. Aggiungiamo l'origano a piacere. La nostra mozzarella, in questo modo, questa secca, come ho detto, che utilizzo io, ed è sufficiente 5-6 fettine, più o meno quello che ho utilizzato io. Ora facciamo scendere un pochino il bordo, ma lo andiamo ad arricciare. Lo arricciamo su se stesso, facciamo dei piccoli rotoli e lo andiamo ad arricciare. In questo modo, vedete, prendete, lo rotolate e lo avvicinate alla base. In questo modo, perché io creo una semplice margherita, ma potete farla anche in diversi modi. Ecco qui, l'abbassate un po', l'ultimo rimasto che andiamo a unirli tutti. Perfetto. Ecco qua, vedete? Questa è la nostra pizzetta di pasta Fillo. Ora ci mettiamo due puff di olio. Vi ricordo che io collaboro con questa azienda, quindi se andate sul sito www.sprayleggero.it fate gli acquisti che volete, ci sono tanti tipi aromatizzati, sono eccezionali. Nel codice sconto mettete Silvia81, tutto attaccato, e Silvia scritto in maiuscola, quindi Silvia81, avrete lo sconto del 10% su tutta la spesa. Sono eccezionali. Ora mettiamo due o tre puff in superficie e lo andiamo a cuocere. Io utilizzerò la Leave Kit 30 litri, piano centrale, perché abbiamo due resistenze. Per chi ha la friggitrice a forno fornetto con una resistenza, vi consiglio il piano più basso dopo la placca raccogli briciole. Quella a cassetto la mettete direttamente dentro il cassetto. Partiamo a 200 gradi, poi dopo vediamo quando e come andare ad alzare le nostre gradazioni. Non l'ho mai fatta e mi regolo. Appena è pronta, vi aggiorno per i tempi, tempistiche e quello che ho utilizzato. Per la cottura sono bastati 8 minuti. Ho fatto esattamente 200 gradi per 5 minuti, sempre piano centrale. Poi sono passata a 220 per 3 minuti ed è venuta completamente cotta, sia sopra che sotto. E questo è il risultato finale della nostra pizzetta di pasta Fillo. Guardate com'è bella, vi faccio vedere sotto.
È bella dorata anche sotto, come potete vedere, è una foglia di basilico e poi è pronta per essere servita. Ora ne vado a tagliare un piccolissimo pezzettino con le nostre forbici, queste adatte per la pizza, così le andiamo ad assaggiare. Solo un piccolo morso, bella croccante e in centro bella morbida. Vi faccio vedere il risultato. C'è il formaggio che fila, come potete vedere. Sotto è bella cotta, sopra croccantissima e bella morbida al centro. Dove c'è la crosta, ovviamente è croccante perché la pasta filo, come sapete, diventa croccante. E andiamo ad assaggiare. Buona. Sembra una vera pizza. Questa è proprio una ricetta leggera, perché come sapete la pasta filo va benissimo per una ricetta leggera, quindi potete fare un bel pranzo così, con una pasta filo così, e voi siete a posto fino a sera. Leggero, poco carboidrati, è molto gustoso. Detto questo, vi lascio scritto sotto tutti i miei canali dove mi potete seguire, scrivere e contattare. Appena un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Vi ricordo che chi ha la friggitrice che va massimo 200 gradi, non supera i 200 gradi, vi consiglio 5 minuti a 190. Poi passata a 200 fino a cottura, lì vi regolate voi fino a quando non è cotta. Croccantezza esterna e colorazione a vostro piacere. Detto questo, fatemi sapere, aspetto le vostre riproduzioni e come sempre ci vediamo alla prossima ricetta.